Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Ciao a tutti, questa volta ci occupiamo di Sooth 2 o Sooth 2, un plugin dedicato alla soppressione delle risonanze. Lo troviamo infatti nella categoria del Resonance Suppressor, creato da Oak Sound. Sooth 2 è un compressore dinamico di risonanze, in grado di rintracciare automaticamente le risonanze nello spettro delle frequenze e correggerle, come ad esempio un fastidioso harsh che si sente sui piatti della batteria o che viene prodotto da alcuni microfoni meno professionali, oppure quel fastidioso suono fangoso sulle basse, riuscendo a sostituire un mastering de-esser o un bass resonance fastidioso. In sostanza è un plugin miracoloso pensato per correggere tutti quei mix che spesso vengono fatti in home studio e hanno tantissimi problemi di questo tipo, derivati quindi sia dalle attrezzature di recording non pro o da monitor non in grado di regalare un ascolto professionale o, come spesso capita, peggiorati da un ambiente non trattato. L'interfaccia è abbastanza intuitiva. La grande manopola Death che troviamo qui al lato ci mostra la percentuale di intervento di correzione, una sorta di mix per intenderci. Aumentandola, la nostra curva di intervento sarà più profonda e scavata. La funzione Sharpness che troviamo qui al lato agisce da input gain delle risonanze, quindi maggiore sharpness per una precisione maggiore nella correzione. Possiamo immaginarlo come il Q dell'equalizzatore. Il Frequency Graph che vediamo qui, come dice la parola stessa, è il monitor della correzione per individuare la frequenza di risonanza più fastidiosa in un'area specifica, come in questo caso o in questo. È comodo quindi per poter disattivare il delta per cercare esattamente la frequenza e poi correggerla con il def. Selectivity controlla il tipo di taglio da effettuare per correggere una, esageriamolo, per correggere una singola o più range di risonanze. Come vediamo, meno selettivo, più selettivo. Il plugin fornisce di suo già dei buoni preset. Li troviamo qui al lato, sotto Factory Default Preset, o suddivisi per famiglie: Acoustic Guitar, Bass, Drums, Electric Guitar, Master, dove spesso lo utilizziamo, Orchestral, Piano, eccetera, eccetera, fino a Vocals. Per quanto io, sapete, non ami utilizzare i preset, è il caso di fare un giro per capire cosa fa e come agisce sulle frequenze. L'algoritmo di base viene fornito in due modalità, una soft e una hard, come vediamo. Soft per una correzione delicata del materiale sonoro ed una hard per una correzione più decisiva ed invasiva. Personalmente uso spesso la soft per correggere solo quel po' di harshness che a volte si rileva nei brani per le cause sopra descritte. Quindi ottimo quindi da utilizzare come de-esser ad esempio sul mastering. La sezione hard è più dedicata magari alla correzione di sessioni troppo boomy di voce o di strumenti in genere. Ricordiamoci che il valore di Deft cambia se cambiamo la modalità, quindi il Deft qui ovviamente cambia il suo parametro. Quindi il valore di 5 ad esempio non sarà lo stesso valore di 5 che avremo con la selezione dell'algoritmo Hard. Infine Deft agisce da meno 18 a più 18 dB. Nella sezione Output troviamo invece il listen del singolo delta per capire quanto e quali frequenze sono influenzate dal nostro intervento. Come per un compressore abbiamo poi i parametri di attacco e rilascio per decidere con quanta velocità intervenire nella risoluzione delle risonanze o per quanto tempo. L'uso di un attacco lento è super consigliato per la correzione delle risonanze negli overhead della batteria ad esempio, lasciando spazio ai transienti del rullante. Utile anche alla correzione delle risonanze dei microfoni close dell'orchestra. Nella sezione stereo qui in basso possiamo switchare tra modalità left-right o mid-side, comodissima per la correzione delle risonanze che potrebbero essere presenti sul side del segnale.
e per controllare il balance del segnale stereo. L'opzione oversampling, che troviamo qui, quality, come immaginabile, aumenta la risoluzione dell'intervento a discapito del processing fino ad ucciderlo completamente. Infatti ricordiamoci che Sooth 2 può essere utilissimo ma anche estremamente devastante per il processore, soprattutto quando andiamo a correggere le risonanze nel low end. Resolution, che troviamo sempre qui in questa sezione, aumenta la risoluzione dell'intervento ed è particolarmente indicato quando si interviene su materiale complesso, come in fase di mastering, dove l'abbondanza di transienti è molta e le forme d'onda sono estremamente più complesse. Come dicevo, questi due ultimi parametri devastano abbastanza il processore. Ed ecco che l'opzione offline rendering ci permette di switchare i settings quando facciamo il bounce offline, appunto. Ogni operazione è accompagnata dall'undo redo, adatta soprattutto a quelle DAW che non lo possiedono. La finestra è editabile, molto utile per poter controllare, soprattutto è utile per poterla ingrandire. Infatti possiamo anche modificare la nostra finestra di intervento e arrivare ad un controllo più accurato di quello che stiamo facendo. Magari è comodo per lavorarci su un secondo monitor. Qui in basso troviamo i vari tipi di slope per le bande dell'equalizzatore, quindi quando lo selezioniamo poi possiamo scegliere anche se associarlo a degli shelf o un tilt o direttamente un bell, una campana. Andiamo a sentire come funziona su questo brano che sto arrangiando. Abbiamo qui a disposizione diverse sezioni, quindi potremmo andare direttamente a vedere cosa accade sopra la batteria. Attiviamo Sooth. Individuiamo ad esempio la frequenza più risonante ed esageriamo. Facciamo caso alla correzione sull'hi-hat. Niente. Più delicata e più selettiva. Proviamo a stringere. Vediamo come sono ammorbiditi gli hi-hat adesso. Facciamo sui bassi. Ascoltiamo l'ambiente come viene sacrificato dalla correzione. Ad utilizzarlo proprio sui sintetizzatori. Vediamo come si toglie un po' di box, quindi un po' di scatola.
Sentiamolo nel mix. All'inizio c'è un piano, questo pianoforte ad esempio, che è abbastanza scatoloso come suono, voluto ovviamente nel mix. Cerchiamo di capire come correggere. E sentiamo già come viene modificato nel timbro. Kilohertz. Mettiamo da capo un po' di risoluzione. Sentiamo senza. Io spero che la compressione di YouTube riesca a farvi sentire e percepire queste sottili differenze, però all'interno di un mix vi assicuro che permettono la correzione molto dettagliata di questo tipo di risonanze, a volte fastidiose, che cerchiamo di correggere spesso con l'equalizzatore, quando in realtà abbiamo bisogno di una selezione più accurata della risonanza e della correzione, in questo caso anche dinamica. Sentiamo senza. Con. Inseriamola ora come ratio estrema sul master, quindi sul master bass. Andiamo più avanti nell'arrangiamento. Sentiamo come questa parte media viene corretta in maniera più dettagliata e che rende tutto più morbido. Esageriamo. Liberiamo i transienti. Questo è quello che stiamo correggendo. Questo sistema ci permette inoltre di correggere quell'harshness che viene anche spesso creato dai limiter estremi e che genera appunto quel rumore, quelle risonanze di distorsione create proprio dal limiter stesso, quindi mi permette di correggere anche i mix e i master non effettuati in maniera corretta, oppure che siano stati convertiti in MP3, quindi queste risonanze sono risultate ancora più alte e fastidiose. Possiamo correggere il brano in questo senso prima di procedere al mastering ed arrivare così ad una pulizia ed una accuratezza di tutte le frequenze prima della pubblicazione del master stesso. Sentiamo il delta. Ecco qua la risonanza, harshness. Ecco qua l'effetto un po' scatoloso dei 700 Hz. E che dove troviamo appunto il piano. Senza.
riusciamo a percepire anche le medie in maniera migliore. In definitiva, Sooth 2 è un tool di correzione per il mastering ed il mix veramente molto potente. Ci permette di correggere le risonanze degli strumenti registrati o registrati male da microfoni magari inadatti. Ci consente di avere a disposizione un de-esser da mastering molto dettagliato e potente ed un correttore di risonanze nei low end indispensabile per rimuovere quel fastidioso e fangoso suono che ritroviamo in tanti mix effettuati in home recording o addirittura live. Il dettaglio e l'uso in modalità MS è strepitoso. Permette una correzione eccellente delle risonanze anche nei riverberi del mix stereo in fase di mastering. Unica pecca è l'avidità di risorse, infatti in modalità oversampling è capace di uccidere un 12 core Xeon da solo passando da un uso del 50% al 90% delle risorse del processore. Se fate mastering è uno di quei plugin assolutamente indispensabili. Il mio consiglio come al solito è di scaricare la demo e provarlo sulle vostre take, sulle vostre tracce, ne rimarrete sicuramente affascinati. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!